E la nostra preghiera piena di fiducia deve diventare sia fatta la tua volontà. L'abbiamo ascoltato anche prima nella preghiera iniziale di questa celebrazione. Noi sappiamo che nulla possiamo senza Dio. Questa è una certezza che leggiamo, che vediamo ogni giorno quando sperimentiamo il fatto che siamo piccoli, che siamo fragili, il fatto che non possiamo fare tutto da soli, che a volte la vita è molto più grande di noi e non riusciamo a comprenderla, non riusciamo a gestirla, a viverla a fondo. Nulla possiamo senza Dio. Ecco perché questo affidamento di grande fiducia, questo atteggiamento di grande fiducia, sia fatta la tua volontà, che è l'atteggiamento di Gesù stesso quando alla fine della sua vita, se ricordate, di fronte alla morte, Gesù guarda negli occhi la fine e chiede a Dio, se puoi, allontana da me questo calice. Il Vangelo parla di paura, Gesù prova paura, come la proviamo noi, ma anche un atteggiamento di grande fiducia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E l'esperienza che Gesù fa sulla croce è un'esperienza di vita, è l'esperienza della risurrezione. Chi si fida di Dio risorge, questa è una certezza, questa è l'esperienza di Gesù. Ma è l'esperienza che possiamo fare anche noi. Chi si fida di Dio e affida la propria vita nelle sue mani, chi dice con fiducia, si compia in me la tua volontà, risorge, vive l'esperienza della risurrezione. Allora, quello che forse oggi il Vangelo mette nelle nostre mani è questo bisogno di rinnovare questa fiducia in Dio. Ogni volta che celebriamo la messa, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, noi rinnoviamo questa alleanza, riceviamo il Signore nella Sua parola, lo riceviamo nel pane, nel vino, rinnoviamo questo rapporto di alleanza con Lui, anche oggi, anche stasera. Diciamo al Signore con fiducia, metto la mia vita nelle tue mani, sia fatta la tua volontà, perché io so di essere tuo figlio, di essere tua figlia e so che di te posso fidarmi.